continuano le esibizioni di ospiti di spicco a Palazzo Simon Benetton di Valdobbiadene. Sabato 10 febbraio, Nicola Congiu si è esibito in un concerto acustico in omaggio a Little Tony, scomparso nel 2013. Una carrellata di successi del passato che ha dato al pubblico, a corso numeroso, momenti di forte emozione. A gustarsi ogni canton, a sperar di catare anche il fiol del strolego pur di non parlare con qualche uno. Proseguono gli appuntamenti del Festival della Cultura a Moriago della Battaglia. Sabato 2 febbraio, in una casa del musichiere gremita di pubblico, Terenzio Gambin e Maurizio Contessotto hanno presentato Non sta piander Catineta, spettacolo in parole e musica che ha fatto rivivere emozioni e ricordi di un ragazzino davanti al fenomeno dell'emigrazione. E quando che si ricorda il minatore in Belgio, non si può smentegare la tragedia di Marcinelli. 8 agosto 1956. Una serata molto partecipata, durante la quale si sono alternate risate e riflessioni sul dialetto, patrimonio locale sempre meno in uso e che dovrebbe essere salvaguardato. Assemblea annuale per il gruppo AIDO, Associazione Italiana per la Donazione di Organi, di Valdobbiadene. Numerosi gli associati che hanno partecipato, a dimostrazione di quanto l'associazione sia viva e attiva nel territorio. Come è? Dalle volte la gente non è sensibile, ma si vede invece la sala piena, e questo è importante perché ci sono persone, delle famiglie che hanno donato, genitori e anche mamme, e qui sono questa sera per testimoniare. Dopo le presentazioni iniziali e la relazione dell'andamento economico dell'associazione, il presidente Cavalier Luciano Tramet ha esposto la relazione con l'elenco delle attività svolte e di quelle in programma, ringraziando infine tutti coloro che seguono e che sostengono l'AIDO di Valdobbiadene. Questa sera, su questa assemblea, che si dice tutto quello che abbiamo fatto e si ridice anche quello che verrà fatto l'anno prossimo, questa è una cosa importante, avere una sala piena, questa è una cosa che la gente può capire, e ringrazio te e ringrazio tutti quanti quelli che sono presenti, grazie. Il libro è una storia che si può riassumere in pochissime parole, e anzi potrei usare quelle che Calvino utilizzò per definire il suo Palomar ad anni, qualche anno di distanza da quando concluse il lavoro, ovvero disse, ripensando a quel suo libro, un uomo si mette in marcia per raggiungere passo a passo la saggezza, non è ancora arrivato. Ecco, il signor G è un uomo che cerca il senso della vita e probabilmente lo sta cercando ancora. Venerdì 23 febbraio, nell'antica Filanda Bortolomiol di Valdobbiadene, si è svolto l'evento Humanitas in Itinere, una serata organizzata da Ramona Staicu dedicata all'arte nelle sue forme più tipiche. Nel cuore delle colline del Prosecco, il giornalista Marco Gottardi ha presentato il suo ultimo romanzo, Il curioso caso del signor G, dialogando con il professor Egidio Bolzonello, sullo sfondo delle pitture e delle sculture dell'artista Mario Tavernaro. Non è facile collocare la pittura e l'arte nella società moderna, dovrebbe avere un posto centrale, ma purtroppo, soprattutto in questo ultimo decennio, si è persa un po' la cognizione di che cos'è arte, di quello che era l'arte in altri tempi. Sembra che la situazione stia migliorando e che l'arte sia un po' più a portata di tutti, finalmente. Quotidianamente ci occupiamo di cose che non hanno nulla a che fare o poco a che fare con la vita reale, quindi ci occupiamo di cose concrete, di ciò che serve, di ciò che è utile, che è pratico. Ci occupiamo di telefoni, di macchine, case, salotti, cucine, forni, frigoriferi, di cose che usiamo e che non costituiscono affatto l'essenza e la ragione della vita, ma ne costituiscono il corollario più immediato, più concreto, quello materiale, insomma, quotidiano, che serve, ma che serve al vivere, non alla vita. Che cosa vuole esprimere, che messaggio vuole dare attraverso i suoi ritratti?
Beh, allora attraverso i miei ritratti voglio soprattutto rappresentare il volto umano che dovrà esprimere sempre di più, senza l'occhio, il naso e la bocca, cose importanti. Quindi diventare immediato, il volto deve diventare immediato, senza sorriso, e senza vista e senza olfatto, ma solo con colore. Allora, buongiorno a tutti, sono il presidente della Piave Volley. Noi siamo una società di pallavolo maschile che ha diversi ragazzi. E quest'anno, come ogni anno, facciamo questo torneo Under 18 che seleziona le migliori compagini italiane di pallavolo maschile. Abbiamo squadre molto importanti che militano in Serie A e in Serie B che vengono da tutta Italia. Quinto trofeo La Piave in una finalissima a sorpresa. Iaca Volley, a dispetto dei pronostici, vince il trofeo sul sestetto vicentino della Volley, davanti a 500 spettatori nel nuovo palazzetto di Pieve di Soligo. A riprova della qualità del trofeo, la presenza di due volti noti della pallavolo moderna, Samuele Papi e Renato Barbon, alla ricerca di atleti promettenti. Il torneo La Piave Under 18 organizzato dalla società La Piave è un torneo che vede riunite le 12 tra le migliori squadre di appunto ragazzi l'età inferiore ai 18 anni a livello nazionale. È un torneo che è molto seguito anche e appoggiato dalla federazione sia nazionale che regionale che provinciale e che vede la società coinvolta in questa organizzazione gestendo circa 6 o 7 palestre e coinvolge circa più di 250 persone tra ragazzi, giocatori, allenatori, dirigenti e tutti i genitori e spettatori al seguito. Soddisfazione quindi per la Piave Volley, sia per la riuscita di un trofeo in costante ascesa che per il piazzamento della squadra, giunta ad eguagliare il record del quinto posto assoluto. È un piacere essere qui anche perché da ex atleta della Piave Volley è sempre bello tornare a casa, è bello vedere così tanti ragazzi che giocano in un torneo che alla fine è diventato importante a livello nazionale e che rende anche il Quartiere del Piave famoso a livello nazionale per quello che riguarda la pallavolo, quindi è un piacere essere qui, è un piacere essere qui in questo palazzetto anche perché avendo contribuito da assessore comunale proprio alla progettazione è un piacere adesso vederlo realizzato e vedere che i ragazzi finalmente possono usufruire di una struttura moderna e che si sposa benissimo con questo tipo di eventi.